Oggi tiriamo 100 rigori contro un portiere 99 di overall. Quanti rigori segneremo? Fatemelo sapere sotto nei commenti adesso, vai. Vediamo chi ne indovina di più. Salve a tutti ragazzi e bentornati a My Shosha. Siamo tornati su FIFA 23. Ma oggi siamo in modalità arena, perché abbiamo una sfida. Dobbiamo tirare 100 rigori a quel portiere lì, 99 di overall. Quanti ne riusciremo a segnare? Ragazzi, supportate alla grande questo video con un bel mi piace e suggeritemi altre sfide da fare sotto nei commenti. Probabilmente l'avranno già fatto altri. Ho preso spunto per questa idea, però secondo me ci sta. Uno, perché sapete che i rigori sono proprio, mamma mia, lascia perdere, io i rigori proprio zero. Ma nelle ultime partite dei mondiali si sta andando spesso ai rigori, e allora ho pensato, se mettiamo un portiere imbattibile in porta, quanti gol riusciamo a fare? Quindi vediamo un po'. Ovviamente ragazzi, prenderò 10 giocatori, ognuno tirerà 10 rigori e vediamo quanti gol faremo. Obiettivo minimo 50, almeno la metà, 60 rigori. Ora però dobbiamo crearlo il portiere 99 overall. Eccolo qua ragazzi, lui è Brazzo Crew, il nostro brazzone che se ne andrà in porta. E ha ben 99 in tutto, o almeno raga 99 in quello che ci serve, insomma. È alto più di 2 metri, all'altezza massima, pesa 81 kg. Gli piacerebbe a Brazzo Crew. E come attributi, tuffo 99, presa 99, rinvio 99, piazzamento 99, riflessi 99. E io sai che gli aggiungerei pure ragazzi aggressività 99, perché io brazzo in una rissa me lo porterei. Gli metterei pure posizione e rigori. La mentalità del brazzo crew, che sta in Brasile, salutiamo. Agilità al massimo e riflessi al massimo pure qua. Ma prima, me lo state chiedendo in tantissimi, Mike, ma che periferiche usi? Ma ve l'ho già detto, sono passato a Sony InZone e queste sono le mie nuove cuffie wireless Sony InZone H9, bellissime da vedere, ma soprattutto super comode. E con l'audio spaziale a 360 gradi vi immergerete completamente all'interno dei giochi. Infatti sono pensate per il gaming e sono perfette per la vostra PS5. Ma non solo, potete collegarle anche al PC. Dietro c'è un tasto che può dare precedenza al gioco o al desktop o quello che state facendo sul PC. E inoltre hanno la cancellazione attiva del rumore in modo tale da concentrarvi al massimo sul gioco. Ma volendo c'è anche un tasto che vi passa alla modalità ambiente, in modo tale da poter sentire anche quello che succede intorno a voi. Magari vi citofona qualcuno, qualcuno vi chiama, perché quando giocate online c'è sempre qualcuno che vi chiama. Se siete con gli amici potete utilizzare il microfono. E la riproduzione del suono con dei bassi potentissimi è veramente al top. E se lo collegate al PC potete scaricare un software che vi permette di personalizzare la vostra esperienza d'ascolto. E visto che sono wireless, è importante la durata della batteria. Con una sola ricarica le H9 durano fino a 32 ore. Ma non è tutto, perché ho aggiunto anche il mio nuovo monitor, il Sony InZone M9. Pazzesco, è il mio monitor principale, 27 pollici, 4K, 144 Hz, 1 millisecondo di risposta, supporta Nvidia G-Sync e l'HDMI 2.1, quello che vi permette di sbloccare i 120 fps, così sfruttate anche il refresh rate di questo monitor. Tutte queste caratteristiche l'hanno reso uno dei migliori monitor del 2022, nonché perfetto per la PS5. Infatti io lo sto utilizzando come monitor principale sia per il PC che per la PS5, e è clamoroso. Posso dire di essere un gamer migliore con queste periferiche? Sì, ma se anche voi siete interessati, vi lascio un link in descrizione. Passateci ragazzi, vale la pena. Ma adesso iniziamo il video. Quindi il portiere sarà Brazzo Crew, ma chi saranno i 10 a tirare il rigore? Ne ho scelti diversi, ma iniziamo con uno. L'unico calciatore a cui farei tirare il rigore decisivo. Immaginate questa scena, Coppa del Mondo, ultimi secondi, avete un calcio di rigore. Chi segna, vince. Io lo farei battere a Cristiano Ronaldo. Quindi Ronaldo ai primi 10 rigori. Allora ragazzi, si va. Tra l'altro c'è anche questo nuovo modo di tirare rigori, quindi vediamo se Brazzo Crew contro Cristiano Ronaldo. Cazzo, questo è già brutto, questo è già brutto. Ecco. Oh, faccio battere Ronaldo che segna sicuro. Cheat. E la prima è dei bulletti. Vabbè ragazzi, ci abbiamo altri 99. Cristiano. Ce lo dobbiamo segnare ragazzi. Ancora Cristiano Ronaldo. E dai, il terzo tentativo. Lo spiazza. Sta vincendo comunque Brazzo Crew. Non perfettissimo. Brazzo a casa. Via così, con lo scavetto. No, questo manda a paradiso. No. Ehi, Brazzo, t'ho mannato al bar, è ripartito bene, eh? 3-2 per noi. Però ragazzi, già 2 ne abbiamo sbagliati, quindi non riusciremo a fare il perfect score. 4-2 per noi. Devo trovare tutti i modi un po' creativi, perché il signor Brazzo, secondo me... No, Brazzo la guarda. Mi dispiace, Brazzo. 5-2. Oh, Brazzo dice, la metto là. No, cavolo, ma l'ha pure detto e si buttava lì. Ok ragazzi, fai me una parata di 3. Ultimo rigore ragazzi, Cristiano Ronaldo contro Brazzo Crew. Se me ne para 3 di media è brutto, eh.
Cristiano! Tre errori al primo, ci posso stare. Cioè, oddio, ci posso stare. Era tipo il mio main, Cristiano Ronaldo, una sbagliata di tre. Ditemi quello che volete, ma se la palla scotta e è un italiano che deve andare a battere il rigore, io ci manderei sempre Mario Balotelli. Allora, guarda Mario Balotelli che capelletto. Ok, questa è buona. Balotelli contro Brazzo Crew. Valla a prendere, gli ha detto. Però va molto veloce il rigore di Balotelli, eh. Papam! Mamma mia, Balotelli. Che distrugge la sua maglietta, ma ha ragion veduta. Ha ragion veduta. Così. Brazzo, sei sicuro che sei in portiere 99, no? Perché mi pare un po' fermo su quelle gambe. Oh, la guarda entrare col pallonetto. Guarda, 4 su 4 Balotelli. Ah, ragazzi, se mi dite che Balotelli mi fa il clean sheet e poi non vuol dire niente. Il clean sheet. Oh, raga, Brazzo non si sta più a muove. Non è che si sono messi d'accordo come col video di Sergei che si parlavano, no. Oh, 5 su 5. Guarda Balotelli mo, ecco. Devo dire, ragazzi, che forse... Oh, ancora Balotelli lo spiazza. Forse, e dico forse, battere i rigori così è un po' più semplice, no? Perché ti metti là, capisci? Tipo questo è il rigore perfetto. Non lo può prendere! Una segna di 7, giusto? Guarda questo è perfetto, questo è perfetto. Questo è perfetto, Brazzo Crew non la prende. 8. Brazzo, vattene via! Vattene via! Ok, ragazzi, per la gloria eterna, Mario Balotelli. Raga, ho tiro di piattone questa. Di piattone incrociato. Vai, Mario. No! Sì! Balotelli! Striker. Dai, è così, ragazzi. Zero Balotelli. Oh, poi spero, ragazzi, che sta a fare i conti giusti, eh. Dopo Cristiano Ronaldo non possiamo non farlo battere a Messi. Cioè, guardate quanto è lento, quanto ci vuole per arrivare lì. Cioè, abbiamo tutto il nostro tempo. Ma Messi! È un derby per Brazzo, eh. Lui brasiliano, Messi argentino. Guarda, guarda che sta a fare Brazzo. Guarda come me sta a far balletto. Tiè. Yeah, valla a prendere, Brazzo Crew. Messi nella realtà non è questo grande tiratore di calci di rigore. Ecco, l'ho bruciato, mi devo stare zitto. 2-1 per noi, eh. Brazzo, ti astomiga. Oh, porca, 2-2, vabbè. 3-2 per te, ok, ne abbiamo battuti 5. Però sì, dicevo, ragazzi, non è un grande tiratore. Immaginate che noi adesso siamo con la maglia argentina e Messi ha sbagliato parecchi rigori. No. Quanti ne ha sbagliati? Va, Messi. Oh! Ultimo, ragazzi, ultimo. Guarda come sta fa il prezioso Brazzo. No, questa è brutta. Ok. Allora, ragazzi, ne abbiamo già sbagliati 4, eh. Quindi uno in più di Cristiano Ronaldo. Bam. Due in più di Cristiano Ronaldo. Benissimo, ok. Ma ne ha parati 5. Per molti è attualmente il miglior giocatore al mondo. Ma quanti gol riuscirà a fare a Brazzo Crew? Kylian Mbappé, vediamo un attimo. Il signor Brazzo Crew sta a far suo. Allora, Mbappé a rigori come sta me? Allora, Brazzo, mi devi far finire di parlare. Allora, la prima è dei bolletti. Vediamo un po' la seconda. Tiè, valla a prendere. Non so come è messo Mbappé ai rigori. All'europeo un po' male, diciamo. All'europeo malino. Noi abbiamo goduto, ovviamente. Bello! Brazzo Crew, prima sta bomba, va. Sta Brazzo, a volte si butta, a volte no. Secondo me, quando non si butta è perché battezza dall'altra parte i rigori. Ah, ho scelto l'altra parte! Me ne ha parati due già, eh. Brazzo! Me ne ha parati due. Ma non parerà questo. Pum! E fa, oh, mannaggia. Ok, settimo rigore. Me ne ha parati già tre. Va, Kylian Mbappé. Meno male che ho cambiato all'ultimo. Ottavo. Oh, è bella questa, bella questa. Ultimo rigore per Kylian Mbappé. Brazzo Crew dice, vai da là. Io dice, manno, eh. Vediamo un po'. No, forse ho sbagliato. Sto rischiando. Ah, me ne ha parati quattro. Oh, no. Secondo voi, Neymarcito con 91 di rigori, 93 in freddezza e con quel calcio un po' strano, quanti gol farà a Brazzo Crew? I rigori di Neymar dureranno tipo un giorno. Allora, Brazzo Crew ci dice che si butterà là. Gli dobbiamo credere? Eh sì, si è buttato là per davvero. Spiazzato. Ora, secondo rigore. Questo, ragazzi, lo potrebbe far vincere perché, voglio dire, Neymar è brasiliano. Brazzo è brasiliano. Bello. Manco se butta, vedi. Questo rigore, se me lo para, è tutto magna magna, eh. Era impossibile, dai. Ho tirato il rigore più bello della vita. Siamo a 3, ragazzi. No, ho sbagliato io. No, Ney. Ho fatto il rigore perfetto. Quarto rigore per Neymarcito. Buttagliala, incrociagliala. Incrociagliala, bravo. Ok, però, ragazzi, non devo sbagliare io. Cioè, qua non devo sbagliare. Sono andato proprio secondo fuori dal tiro che poteva essere il rigore perfetto. Bella Brazzo, alla prende, va. Ma devo dire, ragazzi, che se lo tiri così è impossibile che me la para, dai. Io la tiro centrale, non me la può parare. Rosso terra, gli avevo detto. Dai, Mike, per favore. L'avevo spiazzato. Dai, tre rigori sbagliati. Ma me li deve parare, non li devo sbagliare io. Settimo rigore, mannaggia il coraggio. Oh, sarà pure girato Brazzo, vabbè, ok. Nono rigore. E il cucchiaio non gli famo, raga. Solo che sto sempre andando di là. Poi avrà capito.
Ha capito, sì. Madonna, ragazzi, ha sbagliato 4 rigori Neymar. Neymar, t'avrei dato di più. E invece mi hai tradito. È il momento di rivoluzionare i calci di rigore. È il momento della personalità. E quindi sul dischetto ci fa lui, Afif, Akram. Ce la farà a segnare a Brazzaghi. Va a finire che i più scarsi segnano di più. Non lo sa neanche lui quanto. Orca miseria, quanto corre! Però io ho battuto un rigore perfetto. Grande Afif. Non lo sa neanche lui quanto c'ha a calci di rigore, ragazzi. Ma Madonna, è difficilissimo, va veloce. Afif! Mamma mia, 2 su 2. Mandato al bar. Mandato al bar così sul terzo. Quarto rigore per Akram Afif. Alza. Non si tirano i rigori così, Afif. Un errore sul quarto. Comunque meglio di Messi. Errore sul quinto. Sesto rigore. E Akram Afif la butta lì. Settimo rigore. Akram. Ne ha sbagliati tre. Ottavo rigore, ragazzi. Le posso dire che sta perfettamente in media. No, me l'avevo pure detto che se buttava lì, l'ha sbagliato i 4. Vabbè, comunque meno di Messi. Decimo rigore per Akram. Vabbè. Vedete, ragazzi, bisognava semplicemente dargli un po' una possibilità al Qatar di Afif. Fossero andati ai rigori. Guarda che giocatore sontuoso che gli fanno look. Ragazzi, siamo al giro di boa. 50 rigori sono stati tirati. Ne abbiamo segnati 30, ma sbagliati 20. Brazzaglio sta on fire, eh. Non lo sapevo, ma a quanto pare Harry Kane, tra le carte oro di FIFA, è quello che tira meglio i rigori con 92. L'ha tirata all'europeo? Io non me lo ricordo. Mazza quanto è grosso Harry Kane. Conto Brazzo che gli la para sicuro. E invece no. Dicevo, ragazzi, non mi ricordo com'è andata. Però bene così. È andata bene com'è andata. Vai, bello. Effettivamente tira belle micce. È tranquillo. Cioè, prendi la rincorsa tranquillamente. Ma Brazzo che gli dici di no al terzo. Ok, un errore per Harry Kane. Brazzo si rimette sul dischetto. Ma ancora Harry Kane. No, 2 su 5. Sesto rigore per lui. Non gli avrei detto proprio. Ah, settimo rigore. Ci prova di sopraffino. Inga. Ok, ok. Vabbè, due, ragazzi. Posso dire che onesto contro un portiere 99. Bella, valla a prendere. È un po' una lotteria perché mi dice dove butta Brazzo. Dove brutta lì? Vado da qua. Bravo Brazzo. Bravo Brazzo, un uomo di parola. Te dice, ma butto lì. Se butta lì. Non ci sta facendo capire dove si vuole buttare la tiro centrale. Non è vero. Lo frega. Quindi Harry Kane ne ha sbagliati solamente due. Va di diritto sul podio dei migliori rigoristi. Bravo Harry Kane, bravo. Allora, ragazzi, ho appena scoperto qual è il peggior tiratore di calci di rigore tra tutti i giocatori oro. Beh, è chiaro che se andate argento, giocatori oro, il più pippone è il signor Hugo Mayo. Ok, terzino del Celta Vigo, con ben 23 a calci di rigore. Quindi ci stanno portieri che tirano pure meglio. Non so perché c'ha 23. Io non lo so che ha fatto Hugo Mayo che tira così male. Scopriamolo. Capitano del Celta. Oh, ragazzi, magari nella sua vita ha tirato solo calci di rigore sbagliati. È veloce tanto quanto quello del Balotelli. Ehi, che scamorza. Mi ricorda Costa Curta contro il Boca Junior in finale del Libertadores. Qua. Allora, io qua l'avevo piazzata in basso. A sinistra della tirata centrale. Forse non saper calciare i rigori significa questo, perché io prendo verde, vedete? Bello! Due errori. No, questo ho sbagliato io. Vabbè. Tre errori. Mazza, tre errori su 4. Stiamo prendendo l'iperuranio, Va Ugo Mayo! 4 su 5. Dai, però, ragazzi, sono perfetti sti rigori. Guardate com'è verde. Io li sto tirando bene. Cioè, guarda, questo è un signor calcio di rigore. Va Ugo. Sovverti il pronostico. Vai, incrocialo. Oh, me lo spiazza addirittura. Stavo pari, 4 a 4. Però Brazzo che fa? Che fa? Lo manda al baretto! 5 a 4. Ugo Mayo. Per il. Ne ha sbagliati 5. Allora, ragazzi, io non vi voglio aprire vecchie ferite. Non siamo al mondiale. Vabbè, abbiamo fatto ride, tutto quello che volete. Ma se quest'uomo avesse segnato da dopo la finale dell'europeo un rigore doveva segnare. L'ha sbagliati tutti, l'ha sbagliati. Avesse segnato quello con la Svizzera, stavamo noi al mondiale. Poi avremmo fatto schifo, ma stavamo al mondiale. Quindi, Giorginio, mo vediamo quanti ne fa a Brazzaghi 99. Ah, li segna tutti, guarda. Allora, lui c'ha 89 i rigori. Guarda che rigore, guarda che rigore ha battuto Giorginio, dall'altro lato. Giorginio, guarda che rigore batte Giorginio. No, se butta lì. Bravo, bravo Giorginio. Bravo, raga, sto battendo sti rigori con una tristezza addosso che è infinita. Brazzo Crew ancora lo spiazza, 4 su 4. Guardiamo adesso Brazzo Crew. Non si tuffa. 5 su 5. Non ci sto credendo manco io, 6 su 6. Giorginio maledetto. Guarda Brazzo Crew, lo vuole ipnotizzare. Cambia direzione all'ultimo. 7 su 7. No, raga, se me li segna tutti. Oddio, non ho visto dove se voleva buttare Brazzo. Gli ha tiro centrale. Oh no, 8 su 8, ragazzi, guarda. Lo sapevo, li segnava tutti. No, vado di là. 9 su 9. Raga, mo la sparacchio per aria, ve lo giuro. No, va a cagare, Giorginio.
Attenzione, perché l'ultimo tiratore ha il tiro più potente del gioco, o almeno per gli oro rari, ok? 94 di potenza di tiro. Ed è lui, Haaland. Rigori quanto c'ha però? 76, cioè puzzolente. Vediamo come va, perché raga, tireremo delle bombe a brazzo crudo. Primo rigore, Haaland, sfonda la porta, se ci riesci. Home. No, ma ha preso. Sì, ragazzi, mi sono appena accorto che si era spenta la telecamera, perciò mi sentirete, perché non ha senso che adesso vada a ricalciare tutti i rigori, perché sarebbe falsato. Perciò al posto della cam vi metterò in loop un Maxosha che si agita. Vabbè, è vero che i suoi rigori non è che siano granché, però... Boom! Ah, si carico, ma... Aspetta, ragazzi, ma non ci ho mai pensato. Ma se... Ecco, tipo adesso carico al massimo... Boom! Sfondo la porta! Ok, terzo rigore è andato bene. Questo è carica massima, eh? Allora ragazzi, basta che azzecchi il verde. Questa è carica massima. Oh, madonna, che bombe che tira Haaland. Sesto rigore, questa è carica massima. Brazzo Crew però se la indovina, se la para sempre. Ok, settimo rigore questo, non ho sbagliato i due. Oh, che è successo? Bello, è successo che ho segnato. Ottavo rigore. Mamma mia ragazzi, Haaland tira certe micce, bambede. Brazzo Crew neanche si muove. Questa da tiro in faccia, eh. Questa è oltre... Porca miseria, non si è mosso. Ho sbagliato di tre. Ultimo calcio di rigore. Allora, ha detto che si butta là. Chiasto Mig. Oltre la potenza. Siete pronti, ragazzi, a conoscere il verdetto del campo dopo ben 100 rigori? Preparatevi. Allora, Cristiano Ronaldo ne ha sbagliati 3. Balotelli ne ha sbagliati 0. Mentre Messi ne ha sbagliati 5. 4 per Neymar Sito, così come Mbappé e Afif. Harry Kane ne ha sbagliati solamente 2. Hugo Mayer ne ha sbagliati 5. Ma, insomma, lo possiamo pure un po' capire. Jorginho ne ha sbagliati 0, purtroppo. Mentre Haaland ne ha sbagliati 4. Quindi, non lo so, dobbiamo fare il calcolo. 1 hour later. Su 100 rigori ne abbiamo segnati 69 e sbagliati 31. Che vi devo dire, ragazzi, è onesto, onestissimo. Cioè, 50-20 era un po' brutta, poi dopo ci siamo ripresi. Io sono super soddisfatto, voi fatemi sapere che ne pensate. Supportate il video con un bel mi piace, iscrivetevi al canale per non perdervi altri video di questo tipo. E provateci anche voi, quanti gol farete? Abbraccio.